Un lungo lavoro di rete pratiche quotidiane di inclusione sociale e solidarietà, due livelli di confronto: quello delle istituzioni e quello della ricomposizione sociale, Accoglienze e attività di accompagnamento ai migranti e a tutte le persone ai margini della società. L'impegno della città invisibile di Termoli punta sulla creazione di una rete sociale condivisa che superi le appartenenze dei singoli e favorisca una piena inclusione sociale: dalla stazione ferroviaria alla strada, un pasto caldo servito nei locali di Piazza Olimpia al ridosto dello stadio e tante altre iniziative. Tutti possono partecipare e condividere un impegno volontario. La novità è che anche con la collaborazione delle istituzioni da quest'anno siamo riusciti attraverso un tavolo per l'emergenza freddo ad assicurare tutte le settimane un pasto ai senza tetto che stanno in stazione e inoltre la possibilità eh, fino al 20 marzo diciamo di andare in deroga con il vecchio regolamento del um Uh, del dormitorio alla misericordia e mh, quindi le persone che sono in una situazione di emergenza di difficoltà abitativa quest'anno potranno usufruire dei servizi della misericordia ininterrottamente per uh, tutto il periodo invernale. Diciamo, sono piccoli segnali che danno però la testimonianza che è anche un po' il uh, segnale che vogliamo lanciare oggi e che andiamo ripetendo da diverso tempo che uh, se restiamo uniti possiamo in qualche modo superare questo clima di, di paura, di diffidenza, di intolleranza che si sta, si sta diffondendo. L'assemblea organizzata a Termoli ha rappresentato un'occasione per ascoltare le storie dei migranti tra dolore e paura, ma anche un'opportunità per fare il punto sulle emergenze sociali e sulle possibili tutele e strumenti necessari da inserire in questa rete. Non è mancato un appello di solidarietà e vicinanza ai migranti della Sea-Watch e a tutti gli attivisti solidari di aprire subito i porti contro ogni respingimento in quelli che la città invisibile ha definito lager libici. Oggi sono sotto attacco i diritti di italiani e di migranti. Eh, L'ultimo attacco forse è il decreto Salvini. E, è il momento di far capire che una parte della popolazione non ci sta a questo attacco e vuole difendere i diritti. È importante farsi sentire perché anche alle istituzioni quando chiedi di disapplicare il decreto purtroppo rispondono che la gente non capirebbe. La presenza abbondante nella nostra sala invece è la dimostrazione che la gente vuole contrastare questo decreto e vuole che le istituzioni rispondano disapplicando il decreto. Solo con l'aiuto della popolazione e delle istituzioni possiamo tornare a riaffermare i diritti di tutti, di migranti e cittadini italiani.